buongiorno ragazzi dopo un po' di assenza perché uh, avevo delle eh, dei miei impegni personale e mi sono assentato un po su youtube ma appena ho avuto tempo la mia diciamo il mio primo pensiero è, è stato quello di creare un metodo per tutte le persone che mi seguono su questo canale youtube S sia per il buono sia per il cattivo, perché sappiamo benissimo che ci sono tante persone che vengono a visionare solo i, i video, ma non si iscrivono. E sarebbe anche una forma di rispetto per me iscriversi dopo che eh, ognuno ha eh, diciamo si è copiato il metodo, si è copiato la previsione, eccetera. Anche per diciamo una forma di ringraziamento, diciamo così, per le persone che. Uh, vengono a visionare i video ma ci sono le persone ripeto che uh, amano ricevere ma non amano dare ma uh, al mondo diciamo è anche uh, opportuno dare per ricevere detto questo chiusa questa parentesi uh, vi ripeto do uh, questo metodo a tutti anche uh, diciamo al cattivo che c'è su youtube alle persone, ai diciamo non posso, non so se si possono dire de determinate parole quindi mi trattengo. Ok, diciamo quelli che come li possiamo chiamare una parola semplice che, in modo che mh, non uh, mi segnalano il video. Vabbè, lasciamo perdere, non diciamo niente, ci siamo capiti. Ok, bene. Allora, ho, ho creato questo metodo. Che ho chiamato Terno Secco su Firenze, una sola ruota di gioco. C'è anche l'ambata dolcetto per gli, amati, gli amanti dell'ambata. E cosa fa questo metodo? Questo metodo mette eh, in gioco solo 5 terzine per la sorte di ambo e terno secco. Okay? Andiamo innanzitutto a vedere. Come diciamo, ho ricavato la lambata? Sono andato diciamo, nel, indietro nei mesi precedenti e ho guardato qual era la lambata che più frequentemente si ripeteva su Firenze. L'andiamo okay? a vedere insieme. Ed eccomi qua. Quindi, sono andato, come vi dicevo, sono andato indietro. Di 8 mesi e ho voluto vedere qual era l'ambata su Firenze che continuava a ripetersi entro 10 estrazioni quindi ascoltate bene alla terza estrazione del mese ho detto dopo la terza estrazione di ogni mese qual è l'ambata che esce entro 10 estrazioni e sono partite dal 7 luglio del 2022 quindi dopo le varie verifiche ho notato che il numero 5 su Firenze continua a ripetersi continuamente da 8 mesi andiamo a vedere terza estrazione di luglio andiamo a contare i colpi primo colpo secondo secondo colpo è uscito a Firenze il 5 Terzo, quarto, quinto, sesto, sesto colpo, il 5. Sette, otto, ottavo colpo, il 5. Nono, decimo colpo. Quindi è uscita tre volte nel mese di luglio. Andiamo a vedere nel mese di agosto. Ok? Prima estrazione, seconda estrazione, terza estrazione. Come vedete, alla terza estrazione già c'è il 5. Però noi dobbiamo partire dalla terza estrazione di ogni mese, quindi contiamo i 10 colpi iniziando dal 6 agosto 2022 primo colpo come vedete il 5 è uscito secondo è uscito ancora il 5 terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo okay. quindi ad agosto è uscito ancora in frequenza il numero 5 su Firenze Andiamo a vedere a settembre, terza estrazione di settembre, prima, seconda, terza, ok? Partiamo dalla terza estrazione. Allora, Firenze, vediamo, primo colpo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo colpo, è uscito il 5. Ottavo, nono, decimo, decimo colpo, ancora il 5. Quindi, anche ad agosto è uscito due volte il 5. Vediamo il uh, mese di settembre forse ho sbagliato qualche passaggio però andiamo a vedere settembre terza stazione sette di settembre 1 2 3 Firenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok questo era settembre scusate ma quando poi si fanno dei video volte si saltano dei passaggi ok settembre siamo passati uh, andiamo a vedere il mese di ottobre ok primo colpo allora primo poi logicamente le verifiche le potete fare anche voi se ho sbagliato qualcosa ma quando ripeto se facciamo i video e li mandiamo subito online poi ci possono essere degli errori ma vi garantisco che il 5 in questo momento è in super frequenza la potrebbe anche saltare la sua frequenza ma noi ci proviamo per chi vuole provarci allora andiamo a vedere il, la terza estrazione di ottobre prima, seconda e terza ok, partiamo dalla terza estrazione dall'8-10-2022 contiamo i colpi 1, primo colpo è uscito il 5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 è uscita una volta ad ottobre andiamo a novembre andiamo, contiamo 1, 2, 3 quindi dalla terza estrazione di novembre 1, 2, secondo colpo il 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, è uscita una volta il 5. A noi logicamente interessa che almeno una volta nelle 10 stazioni esce il 5. Andiamo a vedere dicembre 1, 2 e 3. Primo colpo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, sesto colpo il 5 a Firenze. 7, 8, 9, nono colpo ancora il 5 a Firenze. Decimo, ok. Andiamo a vedere adesso il mese di gennaio 2023: 1-2-3-7-1. 2023, contiamo i colpi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesto colpo il 5 a Firenze. 7, 8, 9, 10. Ok, ed è uscito anche a gennaio. Adesso logicamente abbiamo il 5 da mettere in gioco su Firenze per 10 colpi iniziando da stasera 9 febbraio 2023. Logicamente sapete benissimo che a me dell'ambata dell dolcetta non può fregare di meno. Chi la vuole giocare è libero di farlo, non, non obbliga a nessuno a farlo o non farlo, però sapete benissimo che per me centrare lambata dolcetto è come, mh, centrare, uh, cioè come giocare a brisco. Cioè, mh, andiamo a giocare a brisco, punti, uh, mettiamoci la posta di un euro e, e ci divertiamo è così mentre il mio obiettivo. Sapete benissimo che è, è quello di centrare il terno secco a ruota. e Quindi ho creato un metodo dove con vari passaggi possiamo provare la garanzia, non c'è, lo sapete benissimo, non c'è certezza. Ma chi vuole provarci, vi darò gli abbinamenti per ambosicco e un solo abbinamento per provare a centrare il terno secco. andiamolo a vedere subito. Quindi ragazzi, carta e penna, segnatevi il metodo, non mi inviate messaggi, mi mandi il metodo, eccetera. Chi lo vuole, se lo copia il metodo qui su questo canale YouTube, perché sinceramente non posso rispondere a 4.000 e disperate persone e mandare... Il metodo a 4.000 persone. Allora, come vi ho detto, si applica alla terza estrazione del mese. Dopo la terza estrazione del mese, mettiamo in campo l'ambata fissa che è il 5 su Firenze. Solo Firenze. Poi, chi vuole tutto in nazionale è una sua scelta. Okay? Per calcolare gli abbinamenti per ambo, cosa facciamo? Prendiamo il secondo estratto di Palermo più 17. Esempio, non so adesso il secondo estratto di Palermo qual è, però esempio, se il secondo estratto di Palermo è il 3, fate 3 più 17, quindi esce 20. Questo è un esempio, ok? E così anche con il secondo abbinamento, fate il, il primo estratto di Napoli, aggiungete il 27. Il terzo ambo, il secondo di Caio, aggiungete il 53. Il quarto ambo, il terzo di Roma, aggiungete il 57. E il quinto ambo, il quinto di Napoli, fate più 65. Ok? Spero di essere stato chiaro. Per trovare l'abbinamento per terno, cosa fate? Andate a vedere, qual è il quarto estratto di Firenze. Andate a vedere, qual è il terzo estratto di, 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 terzo estratto di Genova. Ok, quarto di Firenze e terzo estratto di Genova, li addizionate quindi fate quarto estratto di Firenze più terzo di Genova. Quello che esce fate più 14. Logicamente, se esce un numero superiore a 90, fate il meno 90. Ok? Spero che sia chiaro. Detto questo, ragazzi, io adesso vi faccio vedere un po' la statistica di questo mese, di questo metodo negli ultimi. 8 mesi esaminati poi vi darò già la previsione calcolata per chi vuole provarci andiamola a vedere ed ecco qua gli esiti centrati nel mese di luglio l'ambata come vedete, è sempre fissa quindi ambata 5 abbinamenti calcolati con quei calchi che vi ho fatto vedere 60, 68, 57, 69, 87 l'unico abbinamento per terno 7 come Vedete al secondo colpo è uscito lambata quindi non chiedetemi uh, quando si esce per caso solo lambata. Ma si continua? Non si continua. Come vedete, al secondo colpo qui è uscito lambata. Al sesto colpo è uscito lambo secco, addirittura due ambi secchi: 5,57 e 5,68. E addirittura ancora all'ottavo colpo è uscito il 5,60. Quindi, poiché lambata è studiata per frequenza e non per presenza, quindi può uscire anche più di una volta nel mese in corso. Okay? Se per esempio stasera esce Lambata 5, non scrivetemi in tutti, ma adesso si continua, non si continua, si con la previsione va seguita per 10 colpi, ci potrebbe essere anche l'esito negativo, chi vuole lo, eh, provare con Lambata dolcetto per recuperare. È una sua scelta, può giocare tranquillamente lambata dolcetto, però vi ripeto: eh, la previsione va seguita per tutti i 10 colpi. Ok, detto questo, passiamo agli esiti nel mese di agosto. Questi sono gli esiti del mese di agosto. Come vedete, primo colpo: due ambi secchi 5 e 556, secondo colpo. Ambo secco 5-18, eterno secchissimo, anzi addirittura due terni secchi su Firenze. Uniti po oh, poteva essere anche una quaterna, se uno fa la riunita direttamente di tutti i numeri, è una quaterna 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 numeri. Anzi, chi può lo consiglio di... Uh, giocare anche la lunghetta dal terno in poi ok? passiamo al mese di settembre mese di settembre come al solito lambata 5 gli abbinamenti erano questi settimo colpo come vedete è uscita lambata qualcuno avrebbe detto è uscita lambata settimo colpo, lasciamo tanto non esce più niente e invece decimo colpo terno secco 544 73 terno secco 51 73 ok? Quindi ancora due terni secchi al decimo colpo. Ecco perché vi dico di seguirla per tutti i colpi. Però, vi ripeto: potrebbe anche esserci l'esito negativo. Gli esiti negativi esistono, le certezze non esistono. Quindi mi raccomando, sempre cautela se questo mese. Noi, io spero di no, però se questo mese, uh, ci, se questo mese ci, sa, ci sarà un uh, esito negativo, io vi consiglio almeno di provarci un altro mese, ok? Da, tanto per chiarirvi che non sempre i metodi possono continuare per mesi, mesi e mesi. Può sempre saltare, però può darsi che se salta un mese, per esempio se salta questo mese, può darsi che il mese successivo ci dia... Ancora un altro terno secco, quindi io vi consiglio di provarci almeno 2-3 mesi. Poi chi non vuole è libero di farlo. Passiamo ancora agli altri esiti. vedo un po' più veloce, così eh, se no, altrimenti ci metto un po' troppo per questo video. Allora, 6-10, eccolo qua, terno secco al primo colpo di, di gioco. 5-11 usciti 3-1-2, 3 ambi secchi, 6-12 terno secco al sesto. Due terni secchi al sesto colpo, 7 gennaio 2023 due ambi secchi al sesto colpo. E adesso ecco la previsione in corso, ragazzi. Questa è la previsione in corso. Abbiamo lambata 5. I vari ambi secchi sono 5, 2, 43, 78, 49, 83. Quindi 5 e 2, 5 e 43, 5 e 78, 5 e 49, 5 e 83. Logicamente, ad ogni ambio secco va abbinato i 13 per la sorte di ambo eterno. Vogliamo scriverla qua così ci capiamo meglio. Allora, questa è la previsione Firenze. Allora scriviamolo bene. Firenze da giocare per 10 colpi iniziando dal 09 febbraio 2023. Ok? Allora abbiamo scritto. Ok. Questi sono i casi esaminati, come vedete. Quindi la previsione è 0,2, 0,5 e 13. Poi 0,5, 13, allora 0,5, 13, 43.

05 13 83 questo per chi vuole tentare il colpaccio del terno ok poi potete anche unire tutta la lunghetta unire tutti i numeri è una come vedete una set, se, uh, settina da provare da terno in poi poi chi invece dice io voglio tentare per l'ango secco perché il terno è molto difficile basta Giocare solo il 5 con questi abbinamenti, c'è cioè il 5, col 2, col 43, col 78, col 49 e col 83. Ok, se eh, ripeto, io credo di essere stato chiaro, ma proprio, proprio, proprio in caso in via eccezionale per qualcuno che proprio non ha, ha capito, mi potrete logicamente scrivere su WhatsApp. Spero di non ricevere centinaia di messaggi perché sinceramente non ho tutto questo tempo per rispondere a tutti però quando nel diciamo nel mio piccolo quando ho tempo cerco sempre di rispondere a tutti inoltre mi raccomando in caso di esito positivo inviate sempre gli scontrini al mio whatsapp chi non lo conosce ancora il mio whatsapp questo è 3 allora 3 5 1 89 0 11 56 Ok, Beh, squilla il telefono. Questo è anche il diciamo questo è anche il bello di lasciar libero il telefono acceso. Eccetera, eccetera. Ok, io con questo ho finito, ragazzi. Auguro a tutti. Una buona giornata e buone vincite sempre con Rosario Gallo e con PrevisioneVincenti.it